Ciao a tutti! Allora, in questo nuovo tutorial andremo a realizzare Woodstock, che è il famoso amico di Snoopy. Me l'avete richiesto in tanti, e siccome prima di Natale mi avete chiesto qualche lavoretto veloce e facile da fare per fare come ultimo regalo prima di Natale, ho deciso di fare progettini piccoli di richieste che mi avete fatto sotto il post che ho pubblicato su Facebook. Quindi ho realizzato questo Woodstock, spero che vi piaccia come sempre, e vi lascio alla lista dei materiali. I materiali che ci occorrono sono della lana acrilica gialla e nera, dopodiché un uncinetto numero 3, di un ago da lana e di una forbice. Iniziamo il tutto quindi con un anello magico al cui interno faremo 6 maglie basse. Dopodiché stringiamo il filo e all'interno del prossimo giro andremo a fare un aumento in ognuna delle maglie basse sottostanti. Così facendo faremo un aumento in ognuna delle maglie basse sottostanti per un totale di 12 maglie basse. Nel prossimo giro andremo a lavorare una maglia bassa e un aumento. Se non siete abituati a contare, mettete come al solito il marcapunti nella prima maglia. Quindi una maglia bassa e un aumento fino al termine del giro per un totale di 18 maglie basse. Bene, terminato il giro, adesso andremo a lavorare 4 giri di maglie come si presentano, quindi per 4 giri lavoreremo 18 maglie basse. Una volta terminati i giri, nel prossimo giro dobbiamo andare ad inserire un marcapunti che può essere anche un filato di colore diverso da quello della lavorazione. Poggiamo il filo in questo modo, dopodiché iniziamo la lavorazione. Allora, in questo giro dovremo andare a fare 2 maglie basse e un aumento, però soltanto per 3 volte, quindi facciamo 2 maglie basse e poi un aumento. E questa è la prima volta. Poi 2 maglie basse, 1 e 2 e un aumento, e questa è la mia seconda volta, e poi altre 2 maglie basse e un aumento, e questa è la terza volta. Quindi abbiamo ripetuto per 3 volte 2 maglie basse e un aumento. Adesso molto semplicemente arriviamo fino alla fine del giro lavorando le maglie come si presentano, e nel nostro lavoro ci saranno 21 maglie basse. Bene, terminato il giro, adesso nel prossimo vado a lavorare 3 maglie basse e un aumento, soltanto che lo ripeto per 3 volte, quindi ripetiamo 3 maglie basse e un aumento soltanto per 3 volte e poi arriveremo alla fine del giro con le maglie come si presentano, lavorando le maglie come si presentano. Terminato il giro, nel prossimo ancora vado a lavorare 4 maglie basse e un aumento che ripeto soltanto per 3 volte e poi arrivo alla fine del giro con maglie come si presentano. Ecco qua, finito il giro, nel prossimo vado a lavorare 5 maglie basse e un aumento che ripeto soltanto per 3 volte e poi, ripetuto per 3 volte gli aumenti, arrivo alla fine del giro con le maglie come si presentano. Bene, terminato anche questo giro, se avete fatto tutti i passaggi correttamente, sul vostro lavoro ci saranno 30 maglie basse. Quindi adesso dobbiamo procedere con il fare 6 giri di maglie come si presentano. Quindi per 6 giri lavoreremo 30 maglie basse. Lavorato tutti i giri di maglie come si presentano, adesso vado a fare 3 maglie basse e una diminuzione. Ripeto, 3 maglie basse e una diminuzione fino al termine del giro per un totale di 24 maglie basse. Quindi la diminuzione, come al solito, la facciamo prendendo le due costine e chiudendole assieme in questo modo. Terminato il nostro primo giro di diminuzioni, adesso vado a lavorare 2 maglie basse e una diminuzione fino al termine del giro per un totale di 18 maglie basse. Arrivati a questo punto, con dell'imbottitura imbottiremo la testa. Una volta imbottita la testa, proseguiamo con i nostri giri e quindi nel prossimo giro andrò a lavorare una maglia bassa e una diminuzione fino al termine del giro per un totale di 12 maglie basse. Terminato anche questo giro, adesso proseguiamo con il fare 6 diminuzioni consecutive, dopodiché possiamo chiudere il nostro lavoro. Ed ecco qua la testa finita, ovviamente il buco che mi è rimasto l'ho chiuso con qualche punto di ago. Adesso faremo il corpo. Per il corpo andremo ad avviare un anello magico al cui interno faremo 6 maglie basse. Fatte le 6 maglie basse, stringiamo l'anello magico e all'interno del prossimo giro andremo a fare un aumento in ognuna delle maglie basse sottostanti. Così facendo arriveremo al termine del giro con 12 maglie basse. Terminato il giro, nel prossimo andremo a fare una maglia bassa e un aumento che ripeteremo fino al termine del giro per un totale di 18 maglie basse. Terminato anche quest'altro giro, nel prossimo andremo a lavorare 2 maglie basse e un aumento per un totale di 24 maglie basse. Terminato il nostro giro, adesso andremo a lavorare 3 giri di maglie come si presentano, quindi per 3 giri lavoreremo 24 maglie basse.
Terminati i giri di maglie come si presentano, adesso andremo a lavorare due maglie basse e una diminuzione fino al termine del giro per un totale di 18 maglie basse. Terminato il giro, adesso lavoreremo un giro di maglie come si presentano. Terminato il giro, adesso andremo a lavorare una maglia bassa e una diminuzione fino al termine del giro per un totale di 12 maglie basse. Terminato il giro, adesso andremo a lavorare due giri di maglie come si presentano. Terminati i due giri, ci allacciamo nella prossima maglia con una maglia bassissima e chiudiamo il lavoro. Dopodiché possiamo anche imbottirlo. Una volta imbottito anche il corpo, passiamo a cucirli insieme. Adesso andremo a creare i componenti che ci occorrono per fare la cresta, quindi avviamo un anello magico al cui interno faremo 6 maglie basse. Fatte le nostre 6 maglie basse nell'anello magico, procederemo con i prossimi 6 giri con il lavorare le maglie come si presentano, quindi per 6 giri lavoreremo in tondo le maglie come si presentano. Dopodiché chiuderemo con una maglia bassissima nell'ultima maglia e poi potremo chiudere il nostro primo pezzo. Allora, allo stesso modo con cui abbiamo realizzato questo, dovremo farne 3 uguali, quindi faremo 3 uguali a questo, quindi di 6 giri di maglie come si presentano. Dopodiché dovremo realizzare questo, che è composto da 5 giri di maglie come si presentano, quindi fate l'anello magico con 6 maglie basse e poi farete 5 giri di maglie come si presentano. Poi farete questi due, che sono lavorati sempre allo stesso modo, iniziando con un anello magico di 6 maglie basse, però ci sono 4 giri di maglie come si presentano, quindi questi due, 4 giri di maglie come si presentano. Dopodiché faremo l'ultimo e faremo questo, che è composto sempre da 6 maglie basse nell'anello magico, solo che ci sono solamente 3 giri di maglie come si presentano. Quindi spero di essere stato chiaro. Questi 3 sono di 6 giri di maglie come si presentano. Questo è di 5 giri di maglie come si presentano. Questi 2 di 4 giri di maglie come si presentano. E di questo di 3 giri di maglie come si presentano. Adesso li faccio tutti e poi li cucio. Ed ecco qua, ho finito tutti i miei pezzi per la cresta e adesso li vado a cucire tutti sulla testa. Una volta che avremo terminato di cucire tutta la cresta, passeremo alla realizzazione delle ali. Per le ali avvieremo un anello magico al cui interno faremo 6 maglie basse. Dopodiché stringiamo l'anello magico, all'interno del prossimo giro andremo a lavorare un giro di maglie come si presentano. Quindi lavoreremo 6 maglie basse sulle 6 che abbiamo già. Terminato il giro, nel prossimo andremo a lavorare un aumento in ognuna delle maglie basse sottostanti. Così facendo arriveremo al termine del giro con 12 maglie basse. Terminato il giro, adesso andremo a lavorare un giro di maglie come si presentano, quindi lavoreremo 12 maglie basse. Terminato il giro, adesso proseguiamo con il fare 6 diminuzioni consecutive e nel nostro lavoro ci saranno 6 maglie basse. Una volta fatte le 6 diminuzioni consecutive, proseguiamo con il fare 2 giri da 6 maglie basse. Terminati i giri, concluderemo con una maglia bassissima nella prossima maglia, dopodiché possiamo chiudere il nostro lavoro e di questa ovviamente ne faremo un'altra identica.
Per la coda invece avvieremo 6 maglie, 6 catenelle, dopodiché ne faremo un'aggiuntiva e a partire dalla seconda lavoreremo una maglia bassa in ognuna delle catenelle per un totale di 6 maglie basse. Dopodiché nell'ultima catenella che abbiamo fatto faremo un'altra maglia bassa, poi rigiriamo il nostro lavoro e lavoreremo una maglia bassa in ogni costina. Sul nostro lavoro quindi adesso ci saranno 12 maglie basse e non dobbiamo fare nient'altro per i prossimi due giri che lavorare due giri di maglie come si presentano. Lavorati due giri di maglie come si presentano, adesso procederemo con il lavorare una maglia bassa e una diminuzione fino al termine del giro per un totale di 8 maglie basse. Terminato il giro, adesso lavoreremo due giri di maglie come si presentano. Fatti due giri, nel prossimo giro faremo ancora un altro giro di maglie come si presentano. Dopodiché nell'ultimo giro faremo due diminuzioni consecutive e chiuderemo la nostra coda. Per fare le gambe invece avvieremo un anello magico di 6 maglie basse. Dopodiché stringiamo l'anello magico e per i prossimi 10 giri lavoreremo le maglie come si presentano. Quindi per i prossimi 10 giri lavoreremo in tondo 6 maglie basse. Dopo aver fatto i nostri 10 giri di maglie come si presentano, chiuderemo con una maglia bassissima. E ovviamente di questo ne faremo un altro uguale e poi nel video in cui vi faccio rivedere il montaggio di tutto il nostro Woodstock, vi faccio vedere come poter ottenere il piede. Eccoci qua, quindi abbiamo realizzato anche gli ultimi pezzi che ci occorrono per costruire il nostro Woodstock e passeremo quindi adesso al montaggio.